Allora sto facendo la spesa, ecco qua. La mia intenzione era quella poi di andare al lobby, robe così, comprare un paio di pale, un paio di robe e andare in Emilia perché ho del tempo e mi piace aiutare. Quindi perché no? Insomma, stare lì 2, 3, 4 giorni potrebbe essere anche una cosa utile per me come crescita personale, mettiamola così. E poi aiutare gli altri, ripeto, è sempre bello perché si spera sempre che sia un dare e avere continuo, no? Quindi oggi ho bisogno io, domani hai bisogno tu e ci siamo l'uno per l'altro. Purtroppo però prima mi sono accorto che c'era un odore di bruciato forte, strano. Sai quando uno dice vabbè continuo, però l'odore di bruciato non c'è a caso. Poi prima ho guardato davanti e non so se sia saltata la cinghia servizi, non lo so. A parte che la cinghia servizi posso vedere perché se metto in moto vedo tramite l'app se non mi carica più la batteria del Ducatone. In ogni caso devo fare un salto d'Antonio. Mi auguro che questo tragitto di 20 km non comporti un danno ulteriore. Non lo so. Comunque vi faccio vedere com'è qua la situazione. E la situa è così. Questo non è l'alternatore. Che cos'è? Il compressore? Che cazzo è? Non lo so. Comunque ovviamente qua è bollente. Secondo me qui c'era un'altra cinghia. No, non c'era. Ma che cazzo ne so io? Però c'è qualcosa che non va, perché c'è un odore che proviene da qua veramente forte. E ora ho fatto una pausa di mezz'oretta per fare la spesa, quindi si è un pochino raffreddato, ma comunque prima c'era la temperatura dell'inferno. E insomma, ce n'è sempre una. Allora, adesso mettiamo in moto e vediamo se gira, ma secondo me non gira un cazzo lì. Boh, non lo so. Minchia, poco traffico, eh. Sarà contento zio Tony di vedermi. Zio, fa che bestia. Zio Tony al lavoro, che contento. Proprio non vedeva l'ora di vedermi. Immagino. Allora, da quanto ho capito non dovrebbe essere nulla di grave. E praticamente si è fusa, si è rotta la puleggia che parte quando viene attivato il condizionatore. E quindi era un rumore che faceva solamente quando partiva il condizionatore. Cioè, non rumore. Vabbè, avete capito. Minchia, ma sto daily? Cazzo, è il daily tuning, zio, fa. Minchia, è lungo 18 metri. Niente, fiatone. Birre. Portiamo le birre. Questo è il metodo di pagamento. Da Antonio si paga birre. No, scherzo. Aia. Così avrei già fatto tutta la fiancata. Riesco a metterlo io in retro. Tutta la fiancata. Quindi io so fare una cosa e tu no, io sono una donna e tu sei un Rodrizio. Dai che lo specchietto è da cambiare tanto. Bietto! Ascolta, se fai un video con Fabietto. Sì? Sei coperto. No, no, Tony, facciamo con te i video che con Fabietto non si può fare niente. Cosa stai facendo? Niente. Niente. Se fai video con Fabietto inizio a guardare di nuovo. Niente. Recupero il gas perché si è smicchiato il compressore del clima. E così poi il Fabietto lo smonta. Perché io sono vecchio, non posso più abbassarlo. Giusto. Troppo, allora. Ormai. Largo i giovani. Imprenditore che non lavora più, sta solo seduto lì. Hai finito che hai delle partite? Ah, adesso non lo sapevo che era Fabietto, perché adesso lo posso ricattare. Ah, adesso vediamo. Dai, su, su. No, dai. Te? Porco due. Ma quanto è alto? No, vabbè, ma che bestia è? Duca Tonji! Allora, per fortuna niente di grave, me la sono cavata con poco e soprattutto da zio Tony in 448. Ne ho anche approfittato per cambiare il come si chiama? Il fusibile dei fari davanti. Si era rotto quello da 20 e abbiamo messo quello da 25. Quindi ultimi acquisti e possiamo partire verso l'Emilia. Andiamo a fare qualche pizza.
Andiamo a tirar via un po' d'acqua, un po' di fango. Ho fatto un po' di acquisti e adesso andiamo. Tu mi vuoi abbandonare? Resta qui. Ci sono già 280 milioni di gradi. Sto già male. Bene. Eccomi! Allora, in realtà è mezzanotte, sarei già dovuto essere praticamente arrivato, però non andava l'aria condizionata. Vabbè, fatto sta, una puttanata, era saltato un fusibile. Errore risolto, sono uscito adesso dall'officina, quindi zio Tony sempre spaziale. Guiderò un 3 orette. Poi vediamo, se mi sento stanco ovviamente mi fermo prima, però io ho una buona tenuta alla guida la sera, quindi vediamo, vediamo, vi aggiorno comunque. Allora, buonasera, sto ascoltando zarrate molto, molto poco recenti. 2013-2014, quando era un cazzo di festaiolo, ma lo sono tuttora, solo in modalità diverse, ma sempre sempre gasato. Allora, è l'1.37, sono decisamente stanco, quindi penso che guiderò ancora non molto, no, più che altro 1500 metri, area sosta, perfetto, faccio una pausa, bevo qualcosa e poi posso riprendere ancora un pochettino. È bello viaggiare di notte perché non c'è assolutamente traffico, ci sono pochissime macchine, qualche tir e basta. 2.30, ho decisamente sonno, adesso esco e trovo un qualsiasi cosa, parcheggio di un paesino anche del cazzo, niente wild, non frega niente. Voglio solo andare a dormire. Ducatona. Allora, niente, ho trovato questo questo parcheggino a bordo strada e crollo. Oggi avrei già dovuto passare la giornata, spero che abbia bisogno giusti a dare una mano, ma niente, il karma mi ha punito, non so per quale motivo. E quindi aiuteremo domani. E forse il karma mi premierà prima o poi, ma vabbè, quel pezzo doveva rompersi e la cosa positiva è che si è rotto a pochi chilometri da Antonio, quindi è andata bene così. Ciao raga, a domani!